Abbiamo poi una giuria invece per il concorso dei documentari che quest'anno si diventa ancora più importante, curato nella sezione L'altro cinema da Mario Sesti, e la giuria è composta da Folco Quilici, presidente, Francesco Conversano, Salvo Cuccia, Giovanna Gagliardo, Gianfranco Pannone e Franco Piavoli. Insomma, due giurie mi sembra importanti che si uniscono naturalmente, si aggiungono a quello che è la nostra caratteristica, la caratteristica del Festival di Roma, che è il premio del pubblico. Quindi il pubblico vota direttamente sui film in competizione all'uscita dalla sala con un sistema elettronico che non starò a spiegare per non dire sciocchezze, ma che comunque si funziona naturalmente in base anche alle percentuali di presenza eccetera, tutto controllato dal notaio, e che si risolve poi in un premio appunto del pubblico su un modello che a noi è sempre sembrato interessante, perché conferma la vocazione, come dire, metropolitana, cittadina, insomma, è rivolta al pubblico di questo Festival di Roma. Dicevo che dovevo, io non parlerò senza fogli come ha fatto benissimo Roberto, perché purtroppo ho un po' di cose da dire, dovrete un po' portare pazienza, ma dovrò descrivere e raccontare questo programma. Prima di tutto io voglio ringraziare la commissione di selezione che ha lavorato con me, che è composta da Fabia Bettini, da Alessandra De Luca e da Fabrizio Grosoli. Con loro abbiamo visto, io non sono riuscita a contarli bene, saranno circa più di 800 film che abbiamo visto assieme, visto nei vari viaggi, eccetera. È stato un lavoro lungo, devo dire, particolarmente interessante, in un anno anche particolarmente complesso. E devo ringraziare naturalmente i curatori delle varie sezioni, a cui poi chiederò di raccontare in breve le caratteristiche delle diverse sezioni, i punti forti, diciamo, che sono Mario Sesti per la sezione L'altro cinema, extra, conserva due nomi, Gianluca Giannelli per Alice nella città e Gaia Morrione per il focus, che quest'anno aveva un tema importante e anche difficile da affrontare, che era il tema dell'ambiente. Io vi devo dire che attualmente sono, insomma, è la prima volta da direttore unico, quindi sono parecchio nervosa, spero di riuscire a restituirvi il senso del lavoro che abbiamo fatto quest'anno. È stato un lavoro anche di semplificazione, abbiamo tentato il più possibile di ridurre il numero del film, evitando che si sovrapponessero negli stessi giorni più punti di attenzione, più eventi, in modo da rendere più semplice la visione per tutti, anche per restituire ad ogni evento, ad ogni film, la giusta importanza. Abbiamo cercato, insomma, di fare un lavoro molto forte di compattare, ecco, anche il gruppo di lavoro dell'auditorium, dell'ufficio cinema. Credo che ci siamo riusciti, molte forze giovani lavorano benissimo al Festival di Roma. Vi devo dire che è un grande privilegio innanzitutto sapere, per un direttore donna, comunque sapere che questo festival si apre sotto il segno di una grande interprete italiana, come ha detto il Presidente, Margherita Bui, si chiude nel segno della più grande interprete contemporanea, che è Meryl Streep, e incontra al centro il debutto alla regia di una delle icone del cinema italiano, che è Stefania Sandrelli, con il film Christine, che tra l'altro segna una tendenza. Christine racconta un film fuori competizione. Il film racconta la storia di Cristina da Pizzano, Christine de Pizan, si sarebbe detto nella doppia accezione, quindi una poetessa medievale, un po' ricorda il film Vision di Margarete von Trotta, che invece indaga su Hildegard von Bingen, quindi una religiosa del Medioevo, ma insomma ci racconta che le storie femminili sono molto forti, i cast femminili e i ruoli femminili, lo vedrete in questo festival, lo scoprirete, sono davvero molto interessanti e molto importanti. Per dirne uno solo, ricordo Ellen Mirren nel film The Last Station, che in compagnia di Christopher Plummer, di James McAvoy, eccetera, restituisce gli ultimi giorni della vita di Tolstoi e i contrasti su povertà, ricchezza e utopia fra moglie e marito in maniera assolutamente straordinaria. Sono molto felice di questo ritorno appunto di importanza femminile proprio nei ruoli, al di là delle storie, al di là delle registe donne che sono presenti. La parola che usiamo di più
negli ultimi giorni, quando scorriamo il concorso, per me è molto importante, della parola osmosi. C'è stata un'osmosi, questa io la voglio segnalare perché è voluta. Fra il tappeto rosso, il tradizionale red carpet, che fu premier, che fu poi anteprima di Roma, e i film del concorso. Cosa significa? Significa che oggi abbiamo cercato il più possibile di confondere i due piani, cioè di non creare, di evitare la separazione fra il pop scintillante, così fu definito, tappeto rosso di Roma, e invece magari il più austero concorso, importante tutto, la competizione, insomma, i film di concorso. Questo significa, per esempio, che abbiamo in competizione, possiamo avere film con cast molto importanti, abbiamo in competizione, e io sono molto felice che abbia accettato, il film di Jason Reitman, Up in the Air, con George Clooney, che naturalmente accompagnerà il film. Abbiamo in competizione, ve l'ho appena detto, The Last Station, di Michael Hoffman, con le star che vi ho raccontato, Helen Mirren, eccetera. Abbiamo naturalmente il film di Darren Stanovich, che apre il festival Triage con Colin Farrell. Insomma, abbiamo cercato di avere un concorso che mescolasse il cinema, i film d'autore, il film d'autore con le star, le opere prime. Ne abbiamo quattro opere prime: Plan B, Jacques Jurat, In Fact, Brotherhood, il film di Stefania Stradelli, fuori concorso. Abbiamo molte opere seconde. Quindi abbiamo cercato di creare un concorso che mescolasse un po' le carte. Speriamo e ci pare di esserci riusciti. Per i film italiani in tutto il festival sono 19, se non abbiamo sbagliato i conti ieri, sono 5 i film della selezione ufficiale, i 3 film in concorso, Alza la testa di Angelini, Viola di mare di Donatella Maiorca, L'uomo che verrà di Giorgio Diritti. Fuori concorso abbiamo Christine di Sandrelli e Oggi sposi di Luca Lucini, appunto la commedia all cast italiano. Erano esattamente i film che volevamo, siamo contenti che abbiano accettato, siamo contenti anche di segnalare che fuori concorso, nelle altre sezioni me ne parleranno, abbiamo nomi come Olmi, che presenta qui un suo nuovo documentario nella sezione all'altro cinema. Abbiamo un nome come Winsper, che presenta un documentario Cielo sopra Roma nella sezione Alice nella città. E negli eventi speciali, segnalo solo alcuni, a me piace molto segnalare il documentario di Mimmo Calopresti su Adriano Panatta, che si chiama La maglietta rossa, che intreccia appunto sport e politica, segnando anche una piccola tendenza all'interno di un festival in cui moltissimo sport, dal wrestler al pugilato, alla canoa, eccetera, chissà perché, naturalmente è un caso, non penso che sia una tendenza, però insomma in qualche modo è un fil rouge che attraversa tutte le sezioni.